morta Galvan, davvero? Sì, al pronto soccorso. Sembra che la cosa sia seria. Dai, Giulia, muoviti. Sì, ok. Ora vado. Carlos, che cos'è? Che le è successo? C'è stato un incidente. Non ha ancora ripreso i sensi. Presenta una forte contusione alla testa. Ma dimmi, com'è andata? Era in macchina? Sì, con la sua macchina. Ma era da sola? Ma ecco, io non lo so, guarda, non lo so com'è andata. Sta molto male? Non lo so. L'unica cosa che posso dirti è che ha un notevole trauma agli occhi. Abbiamo chiamato il dottor Ortiz. Ma esternamente non ha nessuna ferita? No. Solo quella contusione alla testa. Sospetti un'emorragia interna? No. Credo che non ci sia pericolo. Ma scusa, ho sentito dire che oggi c'era la sua mostra, vero? Sì. E ci allora, sono andato anch'io, un successore. E l'ho vista così contenta, che avrebbe detto che uscendo di lì. Non so cosa le sia successo, ma davvero, credimi, mi fa molta pena, sai? Qual è il problema? Sì, sì, dottore, mi scusi. Sì, vengo subito. Scusi, non pensavo che fosse così tardi. Immediatamente, dottore. Ciao, Maria, come stai? Vai già via? Sì, il dottor Lopez vuole parlarmi. Perché? Ti senti male di nuovo? Ah, non dovevi tornare al lavoro così presto. No, sto benissimo, davvero. Hai saputo che cosa è successo? No. Marta Galvan. Marta Galvan, che vuoi dire? Che è successo? Ha avuto un incidente con la macchina e al pronto soccorso. Oh, ma senti, poveretta, come sta? Oh, beh, ancora non si sa niente, ha perso i sensi. Bisogna aspettare e basta. E non ne sei colpita? Scusa, e perché? Capirai. Ricorda che sono un'infermiera e non mi impressiono facilmente. Sì, certo. Senti, Giulia, non devi serbare rancore a quella ragazza. Lei non ti ha fatto proprio niente. Devi imparare a perdonare, a giustificare le persone. Cioè, dopo tutto Riccardo ama te, sbaglio o si sposerà con te? Beh, senti, io vado. Ciao, a domani. Ok, ciao. Non sarà niente, vedrai. E occhi aperti col dottor Lopez, capito? Ah, Giulia, ma che dici? Sei matta? Io matta? Un giorno di questi si dichiarerà e tu lo sai bene. No, ma che dici? E poi ormai è passato di moda. Ciao. Naturale che Riccardo si deve sposare con me. E con chi altri? Ecco. Ah, Contreras. Finalmente è arrivato. Come sta, dottore? Chi la sta visitando? Ha delle brutte contusioni. È già stata vista. C'è il dottor Ortiz con lei. Senta, per favore, vorrei visitarla io. Mi scusi, dottore, vado... Aspetti, no, un momento. Voglio sapere com'è successo. Sì, ma più tardi. Vede, ora non ho tempo per le spiegazioni. L'avevo già avvertita, Contreras. Le ho detto che al posto di suo padre c'ero io. E voglio sapere com'è andata, quindi me lo dica. Dottore, io voglio vederla, non lo capisce? È stato un incidente, sì, guidavo io, ma è stato un incidente. Che crede lei, che l'abbia fatto apposta? Crede forse che non mi dispiaccia? Sto impazzendo dal rimorso, dottore. Che razza di uomo è lei? Chi crede di essere per giocare così con la vita degli altri? Per favore, mi lasci in pace adesso. Poi mi dirà tutto quello che vuole, ma adesso no, per favore. Vede, glielo dico come gliel'ho detto l'altra volta. Quella donna che adesso è lì, è la donna che io amo. Quella che amo veramente. E se lei ha mai amato veramente in vita sua, allora deve sapere come mi sento io adesso. Dottor Bermudez, che è successo? Dov'è Marta? Che calma, cos'è? Calmati, Ernesto, calmati. Ma io voglio vederla. Dove sta? Anch'io voglio vederla, dottore, la prego. Questo non è possibile al momento. Andiamo in direzione, aspetterete lì. Ma sì, ma andiamo, prego. Mamma mi ha chiamato, non mi ha detto niente. Ci dica qualcosa. Beh, è andata contro un'altra calma, macchina. Calma, adesso una vi macchina, spiego vero? Quello che so, ma non è molto comunque. Beh, penso che bisognerà estrarre quanto prima i residui di vetro che ha dentro gli occhi.
Sicuro che sia vetro, dottor Ortiz? Sì, che vuole che sia. Non è stato un incidente automobilistico? Sì, credo di sì. E dunque opererà subito, dottore? Non si è ancora ripresa. Marta, Marta, ascoltami, sono io. Riccardo, non aver paura. Ci sarò io qui con te, tesoro. Resterò con te, Marta. Va bene, potete preparare i ferri. Scusi, mi permette? Collega. Allora, che cosa hai combinato? Beh, ecco, senti, dopo essere uscito... Pinze, per favore. L'ho aspettata alla sua macchina. Signorina, che le prende? Sta dormendo in piedi. Scusi, dottore, che cosa voleva? Mi passi le pinze e un po' di cotone. Dovrebbe saperlo come me cosa mi serve. Cosa le succede? Niente, dottore. Io ho acceso il motore. Sì, sono molto infiammate. Senti, speriamo bene. Qui non possiamo parlare, usciamo un momento. Senti, Carlos, io... Niente, ma forza, andiamo. Ma voglio... Avanti, vieni fuori. Come fai a non capirlo, Riccardo? Le cose non si risolvono con la forza. Senti, Carlos, basta così, per favore. Basta così, non farmi la predica, io... Ah, e pensi di cavartela così? Ma insomma, mettiti un po' nei miei panni, ho appena combinato un disastro. Se succede qualcosa a Marta, io non vivrò più, non lo potrò sopportare. Va bene, ho capito, calmati e racconta. Cosa è successo dopo? Ti ha fatto scendere? Com'è venuto l'incidente? Io ero lì con lei, Carlos. Che? E ti dirò di più, alla guida in quel momento c'ero io, capito? Ma insomma, Riccardo, ma che cosa hai in mente? Dimmi, che cosa ti succede? Dove pensi di arrivare agendo in questo modo? Eh? Eh? Beh, vado a informarmi. Voi aspettate qui, vi riferirò io. Ma perché devo stare qui a rodermi l'anima? Che ci faccio qui mentre lei sta male? Su, non fare così, Ernesto. Prova a calmarti. No, Celia, non riesco a darmi pace. È colpa mia, non dovevo lasciarla sola. Su, non tormentarti. No, invece, non avrei dovuto darle ascolto. Dovevo andare con lei, uscire con lei. Deve essersi rotto qualcosa, i freni o che so io. Perché se c'è qualcuno che guida bene, è proprio lei. Sì, è vero. Era così contenta per il successo della mostra. Era così... Non è giusto, Celia, non è giusto. Non ce la faccio più a stare qui. Scusa, Ernesto, dove vai? Che pensi di risolvere andando là? Non sei un medico. Voglio vederla, voglio stare lì. Voglio che i medici mi dicano la verità, sapere come sta. Avrò il diritto di saperlo. Sì, certo, quello che mi hai appena detto è quanto continua a ripetermi. Me lo rimprovero, ma l'ho fatto. L'ho fatto perché volevo parlare con lei. Vedi, lei non voleva, mi ha detto di lasciarla in pace, di farla scendere. Mi ha detto di tutto, ma io ero sordo a tutte le sue suppliche. Ho premuto l'acceleratore e lei mi diceva di fermarmi, di farla scendere, ma io niente. E quindi lo so che mi sono comportato... Contreras, lasci in pace Marta. È la cosa migliore che può fare. Non vuole saperne di lei. L'ha vista da poco? Sì, dottore. Fortunatamente comincia a reagire. Questa bravata può costarle molto cara. Non si gioca così con la fortuna. Non sempre la dea bendata ci aiuta. Vuoi dirmi che ti succede? Vuoi forse distruggere tutto così d'un colpo? Hai studiato tutta una vita, Riccardo. Le medie, le scuole superiori. Sei lunghi anni di università, sottoponendoti a fatiche e sacrifici per laurearti in medicina, per cambiare vita. E invece adesso te la complichi e basta. Beh, allora che cosa ti succede? Me lo vuoi dire? Devo concludere che sei un pazzo che non sa quello che fa. Avanti, rispondimi. Ma come devo dirtelo perché tu lo capisca? Io la amo e basta. La amo. Lo sai o no cosa vuol dire amare una donna? Sì, va bene, mi sono infilato in macchina, ma per convincerla, per togliermi il groppo che ho qui in gola e che mi soffoca. Volevo chiederle perdono per la faccenda di suo padre. E poi, sai cos'è successo? Lei non voleva ascoltarmi.
mi diceva di fermarmi e io non le davo retta. Lei ha tentato di impadronirsi del volante e io ho perso il controllo. Ma non lo capisci che potevate ammazzarvi tutte e due, Riccardo? Sì, sì, come no, lo so bene. Avremmo potuto ammazzarci, lo so. Allora è colpa tua, miserabile. Io ti... Mi senti, sono io, Julio. Marta, tesoro, è tutto passato. Presto starei bene, sai? La stanza è pronta, dottore. Ah, sì, grazie. Scusate. Tu cosa ne pensi? Beh, Julio, è troppo presto per emettere un giudizio, capisci? Le ho estratto tutti i frammenti di vetro che aveva negli occhi. O meglio, si trattava appena di un pulviscolo, mi spiego. Ma va bene, ma tu pensi che ci saranno complicazioni? Certo, è giovane e forte. Ma non saprei, non so. Fa che non le succeda niente, Dio mio. Non sarebbe giusto, no? Lasciami, capito? Ma che ti prende? È quello che chiedo io a te. Per Marta come se avessi un demone in corpo. Fino a quando lo farai? Finché ne avrò voglia, capito? Non è sola al mondo. Suo padre è morto, ma ci sono io. Non è rimasta sola, ha ancora me. Come dire che non ha nessuno? Io ti... Ma insomma, questo è un ospedale! Basta! Farò finire queste tue balordaggini. Questa me la pagherai cara. Ma insomma, per favore, sembrate due bambini che litigano per un dolce. Razza no, di... fermi, basta! Carlos, lascia che ci provi. Siamo in un ospedale. Ospedale o no, io gli rompo la faccia. Che cosa hai intenzione di fare? Perché non la lasci in pace? Non ti basta la tua fidanzata? O ti senti troppo uomo per restare fedele a una donna sola? Quante ne vuoi, eh? Stai calmo, Ernesto, avanti. Lo sai che Riccardo è un tipo un po' matto. È tutta una scusa. È matto solo quando gli conviene. In realtà è soltanto uno svergognato, ecco tutto. Un profittatore, ecco cos'è. Se provi a ripeterlo ti spacco la faccia e subito! Ma fermi! Ma siete pazzi tutti e due! Rispettate questo posto. Andate per strada se volete, ma qui no! Questo è un ospedale! Avanti, usciamo se hai coraggio. Andiamo. Come ora, vuoi. Subito. Eh? Sai una cosa? Il problema è che non sai se hai una fidanzata. Marta sta con te solo nei tuoi sogni. Beh, che succede? Ernesto, cosa ci fai qui? Mamma, ero troppo nervoso. Non potevo stare in direzione. E sono uscito. Dimmi, come sta Marta? L'hanno appena portata in camera. Qualcosa non va tra voi due? No, 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 niente, Paolina, niente. Bene, allora vieni, Ernesto. Quanto a lei, dottor Contreras, preghi Dio che Marta non abbia niente di grave, perché... in caso contrario, come se la caverà con la sua coscienza? Riccardo. Ciao, Giulia. Senti, voglio parlarti, subito. Non sarà il caso di darle un altro sedativo, dottore? No, aspettiamo almeno un'ora. Resterai con lei? Beh, io purtroppo ho tante altre incombenze qui in ospedale, quindi vorrei poterlo fare io, ma le assegnerò un'infermiera fissa. Bene. Senta, lei è di guardia, dottor Corona? Sì, fino alle 7 di stasera. Ebbene, allora la raccomando a lei, capito? Qualsiasi pur lieve alterazione va comunicata subito al dottor Corona, mi spiego? Non si preoccupi, dottore. Io adesso vado ad operare alla clinica universitaria. Qualsiasi cosa voglia dirmi mi troverà lì. Sì. Mi chiami per telefono. Va bene. Ma non succederà niente. Dormirà tranquilla. Mi dispiace, Marta. Davvero mi dispiace. È come se tutto questo fosse accaduto a mio figlio, Marta. Vedrai che starei bene prestissimo. Ne sono sicura, presto starei bene. Oh, resta con lei, per favore. Adesso vado in direzione. Se ci sono novità, chiamami. Sì, signora Bello. Non si può rimandare a un altro momento? No, non si può rimandare. Ti voglio parlare e finché non l'avrò fatto non avrò più pace. Ah, beh, in questo caso...
E va bene, dimmi pure, ti ascolto. Qui no. Ah, bene. E allora dove? Guarda che questo è un discorso serio fra te e me, capito? E dobbiamo farlo a quattro occhi, mi spiego? Ciao, Riccardo. Vengo con te, Carlos. No, tu non ti muovi di qui. Tu adesso mi ascolterai, Riccardo. Perché io non sono un marmocchio che si può mettere a tacere così facilmente. Ma insomma, ti vuoi rendere conto di quello che è successo? Certo che me ne rendo conto. Appunto per questo ne voglio parlare subito. Non mi interessa quello che è successo a lei, capisci? Ma quello che sta succedendo a noi. È questo che conta per me. Quindi tu vieni con me da un'altra parte. Ok, andiamo da un'altra parte. Ok, andiamo. Dopo di lei, signorina. Ah sì, dovevo stare calmo. È tutta colpa di quello. L'ammette lui stesso. Lo confessa così, tranquillamente. Ma te le immagini le conseguenze che potevano esserci? Sì, ma ancora non sappiamo cos'è accaduto, Ernesto. Non lo sappiamo esattamente. L'unica cosa che sappiamo è che lui era in macchina con Marta. Già, e perché Marta stava con lui? È questo che non capisco. Ebbene, solo due persone possono rispondere a questa domanda. Marta e Riccardo. Può darsi che Marta volesse parlare con lui. No, questo no. È lui che la perseguita, mamma. E tu lo sai, Marta non ne vuole sapere di lui. Non vuole sentirlo nominare. Invece lui sta lì, fra i piedi, come un'ossessione. Sei proprio sicuro che Marta la pensi così? Che non te lo dice per... Beh, ne sono sicuro. Sono sicuro che non può vederlo. E va bene. Ma adesso ti parlerò come capo infermiera di questo ospedale. È meglio che tu vada a casa, Ernesto. Hai fatto molto male a provocare un medico dell'ospedale sul suo posto di lavoro, capito? Questo non è un pollaio, né un ring di box, né niente di simile. Sono stata chiara. Beh, dillo a lui. Sì, ma vedi, lui potrebbe rispondermi, e con tutte le ragioni, che svolgeva il suo lavoro e che un estraneo è andato a provocarlo. Che dica quello che vuole. Va a casa, Ernesto. Prima voglio vedere Marta. Anch'io, signora Paolina. Se me lo permette, resterei con lei. Di questo si occuperanno le infermiere. E poi Marta sta bene, ha reagito in modo positivo. Ma io voglio vederla, non lo capisci, voglio vederla. Ti ho già spiegato di no, Ernesto, e detto questo basta. E non venirmi a creare difficoltà sul posto di lavoro, per favore. Basta così, vattene. Non mi capisce. Nessuno sa fino a che punto sono innamorato di Marta. Io sì che so quanto la ami, Ernesto. La ami tanto quanto lei ama Riccardo Contreras. Lo ama. L'ho vista piangere per lui disperatamente. Sta zitta, Celia. Convincitene, Ernesto. Non continuare a renderti ridicolo. Marta ama Riccardo. Bene, eccoci qui. Avanti, dimmi. Però, Giulia, ti avverto di una cosa. In questo momento non voglio scene lacrimevoli. No, non preoccuparti. Non ho affatto voglia di piangere. Anche perché tu non ne meriti neanche una delle mie lacrime. Non è come prima, che piangevo come una scema per te. Ah, mi fa piacere, Giulia, meno male. Senti, Riccardo, io penso che, visto che continuiamo a essere fidanzati, almeno credo, no? Sì. Penso di avere il diritto di chiederti di chiarirmi certe cose. Per esempio questa. È vero che eri con lei, in macchina? Perché? Beh, ecco, ci sono salito di mia iniziativa. Ho aperto la portiera e sono salito. Perché? Ecco, semplicemente perché dovevo parlare con lei. Volevo che lei mi perdonasse, che mi ascoltasse. No, caro, tu mi stai mentendo. Non so che cosa provi per quella ragazza. Se ti piace, ok, va bene. Ne sei innamorato? Pazienza, peggio per me. Però, per favore, devi dirmelo, perché almeno smetterò di pensare a te. Perché, vedi, mi sento così ridicola a inseguirti da tutte le parti come... come una madre ansiosa. Come se tu fossi un bambino incosciente. No, caro mio, non voglio fare questa parte, capito? Hai finito, Giulia? Ho finito, sì. Ma voglio solo dirti un'ultima cosa. Non me la sento più di continuare così, ok? E poi cerca di ricordare che ti sei impegnato con la mia famiglia. E nessuno, tantomeno uno come te, mi pianta. Quindi vediamo un po' come te la cavi, perché attento, farò il diavolo a quattro, è chiaro? Sì, va bene. Scusa, da dove hai tirato fuori tutto questo? Lo sai, sto pensando che dovresti scrivere un romanzo, perché... Non te la cavi con le tue battute, Riccardo. È inutile che tu faccia il pagliaccio. Sai bene che sto dicendo la verità. Perché io non sono affatto scema. Sì, è vero, faccio la tonta quando mi conviene, ma non lo sono, capito? Già. E che vorresti che facessi? Senti,
Voglio solo che tu mi rispetti, capito? Esigo rispetto, punto e basta. Il rispetto è una cosa necessaria nel matrimonio. Eccola là, la parola magica, matrimonio. Insomma, è l'unica cosa che sai dire, Giulia. Te l'ho detto che ti sposerò, no? Sì, farò il mio dovere. Ma non certo così, col coltello alla gola e con un plotone di esecuzione pronto a sparare. No, no, così no. No, 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 no. Ascoltami, Riccardo. Tu puoi dire quello che ti pare. Ma sono la tua fidanzata. E non l'ho deciso da sola. Tu hai chiesto a mio padre la mia mano. E hai cominciato a fare grandi progetti con i miei, ok? È vero? E appunto perché sono la tua fidanzata. Non lascerò vincere la partita a un'altra. No, visto che gioco in casa, no signore, non ne ho alcuna voglia. Perché questo incontro lo vincerò io, Riccardo, lo vincerò io, mettitelo in testa. Adesso ho finito. Bene, caro, pensaci. Marta, vita mia, amore mio. Marta, volevo soltanto che sapessi come mi sento, amore mio. Voglio che tu sappia che sei sempre qui, nei miei sentimenti, nei miei pensieri. Nemmeno io so perché. Ti giuro, non lo so. Però devi sapere che prima nella mia vita c'era un vuoto. Poi sei arrivata tu. E quando sei arrivata l'hai riempito subito. E il resto non contava più niente. Vedi, io ti amo a modo mio. Folle o come tu vuoi vederlo, ma del tutto sincero. Ti amo. Ti amo tanto. E anche se questo mio amore è disperato, è impossibile. Ecco, ti amerò sempre. Perché tu sei un qualcosa di troppo diverso. Perdona.